Te me lo devi dire di che figlio quel pezzo di merda! Io alla sua età lavoravo già da 3 anni! Insomma, mangia! Fai ridere i polli! I polli! Io a casa mia faccio quell'oscia che mi pare, capì? Perché non lo fa già il Padre Eterno? Cosa ti ha fatto quel bambino? Cosa ti ha fatto? Cosa? Un bordello, si siede, poi si rialza, cambia posto, poi cambia posto ancora, cambia posto ancora e cambia posto di nuovo, ricambia posto di nuovo, poi si rialza e si viene a sedere di fianco a me. Mi mette una mano sul ginocchio, mi tira sulla gonna, io mi giro, lo guardo e gli dico: ma cosa cerchi, Figli di puttana, mi avete pestato, mi avete cagato addosso e pisciato addosso. Fascisti! Se quello che ha fatto la spia è quello che dico io, è meglio che cambi continente! Perché a me in mai la testa, in mai il coglione voglia di un boia! Ma guarda! Ma quanti sono! Milioni di milioni di milioni di stelle! Ostia, ragazzi! Ma io mi domando, ma com'è che fa reggersi tutta sta baracca, eh? No, perché per noi, così per dire, in fondo è abbastanza facile. Dobbiamo fare un palazzo? Tot mattoni, tot quintali di calce. Ma lassù, viva la Madonna! Ma dove le metto io i fondamenta, eh? Non son mica coriandoli! Ma dai! Ma basta, ma ti ho detto di no! Cosa fai? Cosa fai? Oh, mettimi giù! Lasciami! Lasciami! Ma cosa fai? Ma non soffiare! Ma non soffiare! Basta! Basta! Vai via! Che devo chiudere! Cos'è che volevi? Una nazionale? No! Te la regalo! Fila via. L'uomo di spalle vestito di nero che beveva lo champagne insieme ai cavalieri. E poi, da dietro la tenda trasparente, arriva lui. Arriva lui. Il cavaliere con l'armatura bianca. Prende i guanti e li sbatte così, sul divanetto. Poi si siede. Anzi, no, si adagia sul divanetto rosa. Con un'espressione triste su quel volto. Ma purino, ma cosa ha fatto? Io ero estasiata, da tutta questa cosa. L'atmosfera e l'aria e i colori. Io ero estasiata, io ero in paradiso, una bellezza così. Io ero in paradiso. Gonfiare la mia bicicletta. Dai, gonfia la mia bicicletta. Dai, gonfia la mia bicicletta. Sono sicura che non è stato lui, ma quei delinquenti dei suoi compagni, ecco!
tutto avvolti così, non devi difenderlo, quel boiaccia che viene su sempre peggio. Sono due assassini, li hai tirati su male, malissimo. Ah, se? Allora combattici te, tirali su te, me ne pospio, divento matta, matta, matta. Sai cosa faccio? Male, malissimo. Vi ammazzo, no, no. Vi metto la strettina nella minestra! Una volta buona! No! Anzi! Ma mossa per me! Adesso! Ma se! E invece m'ammazzo prima io! Non è difficile. Risolva. Silenzio! Non ci riesco! È difficile il greco! E state un po' zitti voi altri! Su. Professoressa! Dimmi, cara. Potrebbe essere così gentile? Sì? Me lo può far risentire? Ma certo. E marpsamen. Fai attenzione alla lingua, la devi puntare così, contro il petto e poi la cacci fuori. Men. Su. E marpsa. No! State zitti che faccio fatica, dai! Suda, brava. Mo' ha visto com'è difficile il greco. Come la metteva la lingua? Così? Non così. Così? Così è giusto. E marpsa. Volevo tutto. E tu eri tutto per me. Babbo, fratello, amico, amante, insegnante. Ho avuto bisogno di negarlo, quell'amore sfinito. Per non soffocare. Io spero che tu mi perdonerai. Ma ancora bisogno di amare adesso. Amore, vieni, ti prego. Come on, hurry up. Dimostrami che esisti ancora. Amore, come on. Grazie. Ciao.